il fiume Fiastra e il suo affluente Intogge c'è un piccolo gioiello che spunta silenzioso da una collina. È Orbisaglia, borgo medievale che abbraccia tutta la vallata circostante dal mare ai Monti Sibillini. Urbs Salvia fu un'antica e grande città del Piceno, colonia e municipio romano. Oggi Orbisaglia, su cui sventola la bandiera arancione, è una cittadina che domina la valle del Fiastra, cinta da mura, degna erede di quella lontana e gloriosa città romana, di cui ritroviamo ricca testimonianza nel parco archeologico. Riconosciuto come parco archeologico regionale nel 1994, si estende per circa 40 ettari ed è il più importante e spettacolare delle Marche. Si può così cogliere nella sua interezza la struttura della città romana, che digrada a partire dal Colle di San Biagio fino a raggiungere, articolandosi in una serie di terrazzi naturali, il fondovalle pianeggiante, delimitato a est dalla scarpata sul fiume Fiastra. Ben visibile anche la cinta muraria, conservata per parecchie centinaia di metri su tre dei suoi quattro lati. Nel paese attuale, fondato nel Medioevo sulla collina sovrastante, di notevole interesse, è la Rocca, costruita tra il XVIII e il XV secolo, di forma trapezoidale, con quattro torri e un mastio con merli ghibellini. Nei pressi si trova la chiesa della Dolorata, con un portale di origine romana e affreschi del primo Cinquecento, e la collegiata di San Lorenzo, costruita tra il 1790 ed il 1812, a pianta centrale ottagonale e con cappelline radiali. La visita alla Rocca di Orbisaglia è il racconto delle due anime di questo monumento. Da un lato la natura difensiva dagli attacchi esterni, dall'altro quella di controllo e repressione di un'eventuale ribellione interna. All'esterno della rocca si possono osservare ancora gli strumenti usati per espugnarla, mentre all'interno tutti i vari apparati difensivi: troniere per le bombarde, feritoie da moschetto, sistemi per la difesa piombante e ficcante. Siamo arrivati veramente in alto, siamo al mastio della rocca di Orbisaglia. Dall'antico camminamento di ronda si comprende meglio la vasta area controllata dalla rocca ed è possibile cogliere la struttura dell'antico borgo medievale di Orbisaglia. Siamo arrivati alla fine. Da Orbisaglia è tutto. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre solo su Officina Fotografica.